grazie ad una straordinaria magistratura, ad una procura che di Torino, che come si sa guidata da Guarniello e dai suoi eccezionali collaboratori, ha condotto un'indagine che non ha pari nel mondo, no, non ha pari davvero, oltre 200.000 pagine, una raccolta dati, la promozione di indagini persino epidemiologiche, è un lavoro fatto a tutto campo, veramente mai intentato in nessuna parte, credo di poter dire, non solo in Italia e in Europa, ma anche nel mondo. Un processo penale così non è mai stato intentato. In Francia sono 15-16 anni che cercano di ottenere un processo analogo, non ci sono ancora riusciti. Siamo soddisfatti perché la colpevolezza è stata confermata, affermata e confermata nella sentenza di primo grado e speriamo che lo sia. Siamo abbastanza fiduciosi noi, siamo fiduciosi che in corte d'appello sarà confermata la condanna. Perché la condanna? Perché è venuto fuori in modo veramente incredibile, inoppugnabile, non solo quello che noi sapevamo, ma è stato documentato anche con documenti proprio scritti anche da loro, dalla loro parte della multinazionale, quindi degli imputati, che loro sapevano da decenni e decenni e decenni che praticamente stavano procurando malattie e morti. E cioè sapevano che l'amianto non solo è nocivo come tutte le polveri, e l'amianto è particolarmente più nociva di tantissime altre polveri, ma che è cancerogeno. C'è stata questa combinazione molto importante, credo decisiva, di un membro del governo, un ministro, che a fronte della decisione già assunta del comune di Casale di accogliere la proposta dell'imputato svizzero che consisteva nell'offrire 18 milioni erotti al comune di Casale in cambio del proprio ritiro dal processo in corso e da qualunque altra iniziativa legale, processuale, civile, penale nei confronti suoi, dell'imputato, delle sue società anche in futuro, e noi sappiamo che ci sarà un processo Eterni Bis e probabilmente un Ter, perché i morti ci sono ancora purtroppo per un po' di anni ancora in aumento, ahimè. Era un obbrobrio metterla in termini di soldi alla vigilia di una sentenza che doveva stabilire se era una colpa o meno far morire migliaia di persone. E è chiaro che se noi traducessimo tutto in soldi si comprenderebbe di non perdere l'occasione, anche se l'occasione è arrivata grazie alla lotta, non alla rinuncia. Poi con l'amministrazione comunale, dopo l'intervento del ministro e dopo straordinari momenti che sono continuati per 2 mesi in città, dei cittadini con manifestazioni ripetute e fiaccolate di alcune migliaia di persone, che il nostro piccolo è molto e tanto, con le scuole anche che sono intervenute, con l'associazione, il vescovo si è recuperata. No, si è recuperata una collaborazione. La condanna per questo disastro ambientale doloso permanente, la condanna è il primo aspetto, perché chi non c'è più non possiamo che dargli un po' di giustizia, anche se avessimo 100.000 miliardi non possiamo darglieli a chi non c'è più. L'unica cosa che si può fare per chi non c'è più è cercare e quindi ottenere giustizia. Per chi c'è ancora c'è una componente della giustizia che deve essere attuata, che è importante, che è quella di ottenere i giusti risarcimenti. Il penale non ha la competenza di quantificare esattamente il danno, compete al tribunale civile. In attesa di questo il tribunale penale in prima istanza ha previsto delle cosiddette provvisionali, che sono in sostanza una specie di acconto in attesa che un domani un tribunale civile dica quanto, no, a quanto ammonterà il danno e quindi il risarcimento. Ecco, io penso che anche qui, essendo imputati che sono all'estero, lo Stato, e l'abbiamo chiesto prima ancora della sentenza, che cosa? Un intervento dello Stato per attivare un tavolo nazionale con tutte le parti civili che poi in sentenza sono state individuate e che hanno diritto a questa cosiddetta provvisionale. Noi chiediamo semplicemente una cosa, che se è possibile attraverso un semplice coordinamento
garantire le esecuzioni all'estero, cioè andarli a fare i sequestri, perché loro rifiutano di attuare la sentenza. Si rifiutano. È quasi come dire, se siete capaci, venite a prenderceli i soldi, perché sanno che i loro beni li hanno all'estero. E a noi costerebbero alcune migliaia, come minimo, da alcune migliaia, in certi casi in Svizzera, che addirittura alcune decine di migliaia potrebbero costare, per ciascuna parte lesa, queste esecuzioni da fare all'estero. Loro lo sanno meglio di noi, no? E quasi quasi ci fanno una specie di sberleffo, no? Cioè vogliono dimostrare che possono infischiarsene delle sentenze della magistratura italiana.